Sabato 6 ottobre 1973, nel giorno dello Yom Kippur, la principale festività del calendario ebraico, le truppe di confine israeliane furono attaccate a sorpresa da unità egiziane e siriane 10 volte superiori per numero. In quella circostanza gli israeliani dovettero imparare a rispettare il coraggio e le capacità militari degli eserciti arabi. Si distinsero in modo particolare gli egiziani che, dopo essersi aperta la strada al di là del canale di Suez, impegnarono gli israeliani nel più massiccio e cruento scontro di carri armati dalla Seconda Guerra Mondiale. In questo conflitto le più moderne tecnologie militari soppiantarono la tattica tradizionale, aprendo un nuovo capitolo nella storia delle guerre moderne. I nuovi sistemi missilistici sovietici sfidarono la superiorità dell'aviazione israeliana, impedendole nelle prime ore di guerra di appoggiare con efficacia le operazioni di terra. E a terra, le divisioni corazzate israeliane, apparentemente invincibili, dovettero fronteggiare una nuova generazione di missili anticarro, di cui era dotata una fanteria araba ottimamente addestrata e che non aveva nulla a che vedere con i soldati in rotta del 56 e 67. Quel giorno gli israeliani si chiesero perché erano così mal preparati. La risposta va individuata nella stupefacente vittoria del 1967. L'elemento decisivo erano state le prime tre ore di quel 5 giugno, durante le quali l'aviazione israeliana aveva praticamente distrutto la forza aerea dei paesi arabi. Le conseguenze della supremazia aerea avevano segnato il corso delle operazioni di terra. Da allora la maggior parte dei militari israeliani era persuasa che gli arabi non avrebbero mai più rischiato un attacco senza poter rivaleggiare con gli israeliani nei cieli. Ed erano convinti che solo nel 1975 l'aviazione araba sarebbe stata in grado di rendere plausibile un'altra guerra. Ma le proporzioni della disfatta araba erano state tali da indurre i leader a cercare quanto prima un riscatto. Le alture del Golan, la Cisgiordania e l'intera penisola del Sinai non facevano che ricordare l'umiliazione del 1967. Re Hussein, che aveva perso parte della Giordania, non poteva permettersi un altro scontro diretto, ma i nuovi presidenti di Damasco e del Cairo si sentivano obbligati ad assumere questo rischio. Israele poteva contare su un numero di uomini, carri e aerei pari alla metà di quelli di Siria ed Egitto, e ancora più sfavorevole era il rapporto in materia di missili. L'ulteriore svantaggio era rappresentato dalla necessità di difendersi su due fronti. Alla fine della guerra del 67 gli egiziani erano stati respinti dal Sinai e si erano schierati a difesa della sponda occidentale del canale di Suez. Gli israeliani sapevano che i punti strategici decisivi del Sinai erano i tre passi che valicavano la catena montuosa alle spalle del loro quartier generale di Bir Gifkafa. Costruirono una linea difensiva lungo la sponda orientale del canale che prese il nome dal generale Bar Lev e una serie di fortificazioni tra le quali avrebbero dovuto disporsi i carri armati in caso di allarme. Per difendersi dalle incursioni aeree israeliane durante la guerra di attrito, gli egiziani progettarono una munitissima linea missilistica creando un ombrello antiaereo su tutta la zona di Suez. Il presidente Sadat giunse alla conclusione che, pur non disponendo di un'aviazione adeguata, poteva combattere una guerra limitata grazie alla protezione dell'ombrello, attraversare il canale, conquistare una parte del Sinai e poi negoziare con l'aiuto sovietico. Comunicò il piano al presidente della Siria Assad, che aveva appena ottenuto dai sovietici i missili SAM da schierare sul Golan, e i due leader concordarono i tempi dell'attacco per cogliere Israele impreparato. Il generale Ahmed Ismail, ministro della guerra egiziano, nominato comandante in capo delle forze siriane ed egiziane, trattò con i sovietici l'invio delle necessarie forniture militari. Il generale Ismail mise al suo fianco il capo di stato maggiore generale Saad el-Shazli, un eroe popolare che aveva guidato i paracadutisti nel Sinai nel 67 e che era stato tra i pochi ufficiali egiziani a farsi onore. Il generale Shazli fece piazza pulita dell'immagine scadente che caratterizzava il corpo ufficiali e instaurò una ferrea disciplina. Nel corso dei preparativi non trascurò nulla, arrivando a studiare i vecchi documenti della compagnia del canale per controllare la situazione delle maree. Durante la guerra entrò in polemica con Sadat sul ruolo della riserva corazzata e fu destituito senza clamori. Sul versante israeliano il settore militare era dominato da anni dalla straordinaria personalità del ministro della difesa Moshe Dayan. La campagna del Sinai del 1956 ne aveva messo in luce il coraggio e le naturali attitudini.
Ma questa volta non si mostrò all'altezza. Lacerato dai dubbi, esitò ad assumersi la responsabilità di vitali decisioni militari. A guerra finita fu oggetto di aspre critiche per lo stato di impreparazione delle forze armate israeliane. Secondo Dayan, il canale di Suez era il miglior fossato anticarro del mondo, in quanto, secondo i suoi calcoli, per costruire un ponte e sfondare i terrapieni alti 20 metri fatti erigere dagli israeliani, ci sarebbero volute 24 ore. Tempo più che sufficiente a far sopraggiungere in appoggio ai forti della linea Barlev la riserva corazzata in attesa nel Sinai. I 600 uomini di stanza nei forti avevano allentato la vigilanza. Le esercitazioni egiziane erano da mesi un fatto normale e i lavori in corso vennero considerati un sistema per ammazzare il tempo. Ma tutto faceva parte di un piano meticoloso che avrebbe fatto dell'attraversamento del canale un successo militare di portata storica. Nel mese di ottobre, nei forti della linea Barlev erano stati destinati i riservisti della brigata Gerusalemme impegnati nell'annuale periodo di leva. Alle 14 del 6 ottobre capirono cosa avevano costruito gli egiziani. Le rampe dei carri armati sovrastavano le loro posizioni. I carri armati, insieme ad altri 1000 pezzi di artiglieria, scaricarono tonnellate di esplosivo sulla linea Barlev, mentre gli aerei bombardavano le posizioni israeliane nel Sinai. Era l'inizio di un'operazione tatticamente brillante che avrebbe restituito credibilità militare agli arabi. Gli egiziani ne erano talmente fieri che mesi dopo la terza armata replicò l'operazione a beneficio delle telecamere. Il fumo avvolgeva completamente la sponda occidentale e il canale per proteggere 8000 soldati di fanteria che iniziarono l'attraversamento a bordo di gommoni nelle zone tra un forte e l'altro. Nel 1971 gli israeliani avevano collaudato un sistema sotterraneo di condutture in grado di versare petrolio nel canale per innalzare una parete di fuoco. La notte prima dell'attacco gli uomini rana egiziani avevano neutralizzato le tubature. Una volta creata una testa di ponte, si fecero avanti per contrastare i carri armati israeliani le unità speciali dotate di armi anticarro RPG-7 e di Sagger, gli ultimi missili anticarro di fabbricazione sovietica. Il Sagger, tolto dall'apposita custodia, poteva essere montato in pochi minuti. Il sistema di guida e il raggio di poco inferiore ai 3000 metri necessitavano di operatori coraggiosi e abili che durante l'addestramento avevano sparato centinaia di razzi. Questo sistema d'arma seminò il panico tra i carri armati israeliani, tanto che una sola unità ne mise fuori uso 8 nei primi 10 minuti di combattimento. Una volta sistemata la linea difensiva di mezzi corazzati e avviato l'afflusso delle attrezzature più pesanti, poteva iniziare la seconda fase dell'operazione. Alcune unità attaccarono le difese israeliane mentre la brigata Gerusalemme, superato lo shock iniziale, rispondeva al fuoco. Più a sud era in corso un'operazione di mezzi anfibi. Carri e mezzi blindati della Terza Armata fecero affluire altri uomini nel Sinai. Imitando la tattica israeliana, gli elicotteri avevano depositato dietro le linee alcuni reparti che dovevano essere raggiunti nel deserto dalla 130esima brigata dei Marine. Questa fu la sola operazione a concludersi in modo fallimentare. Gli israeliani abbatterono 14 elicotteri e i superstiti riuscirono a fare ben poco. Secondo le previsioni dei generali egiziani, l'attraversamento del canale sarebbe costato 10.000 vittime. Invece, il fuoco di sbarramento non consentì al grosso degli israeliani di uscire dai bunker e in questa pericolosissima fase dell'operazione i caduti furono appena 208. Il problema di aprirsi un varco tra i terrapieni di sabbia fu risolto da un ingegnoso tenente egiziano che aveva lavorato alla costruzione della diga di Aswan. Il getto d'acqua a elevatissima pressione, garantito da pompe di irrigazione britanniche, fece crollare i terrapieni come castelli di sabbia. Con questa tecnica gli egiziani in un solo giorno aprirono 60 varchi con una rapidità due volte maggiore di quella eventualmente garantita dagli esplosivi o dai bulldozer. Se questo aspetto mise in mostra l'ingegnosità degli egiziani, la costruzione dei ponti si ottenne grazie alle conoscenze e alle sperimentate attrezzature sovietiche. Ponti progettati per i fiumi europei furono impiegati per la prima volta in condizioni di guerra.
I singoli elementi potevano essere montati in pochi minuti. In quella stessa giornata le guarnigioni israeliane li videro moltiplicarsi sul canale come tentacoli di una piovra. Un altro sistema sovietico era ancora più rapido. Due automezzi anfibi di fabbricazione sovietica agganciati tra loro si espandevano idraulicamente, creando una piattaforma che consentiva a un carro armato di attraversare il canale in pochi minuti. Tutti gli aspetti dell'operazione di attraversamento erano stati attentamente studiati e valutati dallo Stato Maggiore del generale Chasley alla luce di due obiettivi: sorpresa e rapidità. L'intero sistema difensivo israeliano del Sinai poggiava sul presupposto secondo cui l'attraversamento del canale a opera di divisioni corazzate e attrezzature pesanti avrebbe richiesto dalle 40 alle 80 ore, un tempo più che sufficiente a respingere un attacco. Nel giro di 10 ore gli egiziani avevano costruito 10 ponti e 500 carri erano già dislocati sulla sponda orientale. In meno di 24 ore due divisioni di fanteria e due divisioni corazzate avevano attraversato il canale. Fu questo il momento più favorevole agli egiziani. Dopo appena 30 minuti dall'inizio delle ostilità, le riserve corazzate israeliane, secondo i piani previsti, si spostarono in prima linea dove furono decimate dalle squadre anticarro egiziane. Israele non poteva che ricorrere all'aviazione. Gli aerei si avventarono contro l'ombrello missilistico per arrestare l'attraversamento invece di colpire, come sarebbe stato più logico, le rampe missilistiche. Le pressioni americane avevano impedito a Israele di fare ricorso a un attacco aereo preventivo. Come dovete spiegare Moshe Dayan a un paese confuso, Israele non avrebbe potuto contare sull'appoggio americano qualora fosse apparso nei panni dell'aggressore. Abbiamo preso in considerazione l'ipotesi e il governo ha deciso di non attaccare per primo. Eravamo certi che lo avrebbero fatto gli arabi e abbiamo preferito un vantaggio politico pur a prezzo di uno svantaggio militare. E questo svantaggio diveniva sempre più chiaro mentre gli egiziani consolidavano la testa di ponte sulla sponda orientale del canale. Gli aerei dovevano superare lo sbarramento missilistico e poi individuare i ponti nascosti dal fumo. Ma anche quando li colpivano, le operazioni di riparazione erano rapidissime. Le unità egiziane avevano respinto i primi contrattacchi proprio secondo i piani ed espugnavano uno alla volta i forti della linea Bar-Lev. Il forte più a nord non fu mai conquistato e a sud, a Porto Tevfik, un ufficiale e 42 uomini resistettero una settimana prima di arrendersi con la mediazione della Croce Rossa. Dopo ripetuti attacchi non restavano che pochissimi proiettili e granate. L'ufficiale egiziano che espugnò il forte era convinto che le armi pesanti fossero state nascoste, in realtà non ne avevano. Furono traghettati a Porto Tevfik, dove superstiti e feriti vennero avviati nei campi di prigionia. Il morale era ancora alto tra le unità di riserva che lunedì 8 ottobre affluivano nel Sinai. La fiducia in una facile vittoria era rafforzata dalla vista dei segni della rotta egiziana nel 56 e 67 ancora presenti sul passo di Mitla. Ma lo stato d'animo mutò bruscamente non appena apparvero in tutta evidenza la realtà della situazione e il numero delle perdite. In quei primi giorni nel Sinai solo gli egiziani avevano motivo di fare festa. Il fronte del Sinai si trovava a 120 miglia dai principali centri abitati israeliani, ma nel nord del paese non esistevano margini di errore. Le alture del Golan distavano appena 17 miglia e da questo altipiano di roccia vulcanica quattro strade attraversando il Giordano portavano direttamente nella parte settentrionale di Israele.
Il più importante era il ponte Bnot Yakov, che collegava con Eitra a Kfar Nafak. Il principale punto di osservazione israeliano, situato sul monte Hermon, era chiamato gli Occhi di Israele, in quanto dominava l'intera regione. Il piano siriano consisteva nell'attraversare la linea del cessate il fuoco con un unico massiccio attacco di mezzi corazzati, di conquistare Kfar Nafak e il ponte con due colonne in una manovra a tenaglia e di attaccare con le altre le strade minori. Alle 14, contemporaneamente all'attacco egiziano, iniziarono 50 minuti di fuoco d'artiglieria. Il fuoco di sbarramento aprì la strada alle unità corazzate siriane che valicarono i posti di confine. Era come un'inondazione, dirà un israeliano. Non sapevo che al mondo ci fossero così tanti carri armati. In quella che fu la più disperata ed eroica battaglia della guerra, gli israeliani disponevano di 180 carri armati e 60 cannoni per difendere un fronte di 40 miglia. Un giovane tenente al comando di pochi carri sostenne per 20 ore l'attacco siriano, tendendo imboscate, cambiando posizione e contrattaccando. Anche l'artiglieria mobile si rivelò efficace nel rallentare l'avanzata e fu ben impiegata, considerato che la conoscenza del terreno era il solo vantaggio degli israeliani, che si erano addestrati a lungo misurando la gittata e i migliori angoli di tiro. Ma non avevano mai pensato di poter essere soverchiati in rapporto di 5 o talvolta persino di 11 a 1 e, malgrado gli sforzi, furono costretti a retrocedere. Come nel Sinai, si fece ricorso all'aviazione per rallentare l'avanzata. Ma sfidare le batterie di missili SAM non fu facile. Durante il primo pomeriggio furono abbattuti 40 aerei. L'azione congiunta dei SAM 7, dei SAM 6 e della contraerea si rivelò quanto mai efficace. Gli israeliani tuttavia furono rapidissimi nel mutare tattica e sorvolarono a bassa quota la Giordania per prendere i siriani sui fianchi, evitando gran parte delle batterie. I mezzi siriani distrutti e abbandonati testimoniavano l'efficacia dell'azione aerea. Il terreno bruciato e la vegetazione annerita erano la prova che gli israeliani, come gli americani in Vietnam, avevano impiegato il napalm. La domenica i carri armati Sherman, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, opportunamente modificati, furono schierati nel settore meridionale dinanzi ai più recenti carri di fabbricazione sovietica, i T-55 e i T-62. Malgrado un divario tecnologico di 30 anni, distrussero molti carri siriani, ma il prezzo fu alto. Le due brigate israeliane di prima linea furono praticamente annientate. Avevano però ottenuto l'obiettivo di far guadagnare tempo prezioso. Il sabato aveva avuto inizio la mobilitazione. Molti non attesero nemmeno le parole in codice, afferrarono l'equipaggiamento e si avviarono al fronte con tutti i mezzi a disposizione, autocarri, autovetture e autobus. Un plotone raggiunse la base nel Sinai a bordo di un furgone del latte. Il primo ministro Golda Meir espresse così il suo stato d'animo. Il nostro popolo, per quanto piccolo, per quanto circondato dai nemici, ha deciso di vivere. E se per vivere dobbiamo pagare un prezzo, siamo pronti a farlo. Il nostro non è un popolo disposto ad arrendersi. I rinforzi arrivavano nel Golan poco alla volta e venivano immediatamente inviati in prima linea. La situazione era talmente disperata che non c'era tempo per una risposta coordinata. A sud i siriani erano ormai ad appena 10 minuti dal ponte di Bnot Yakov. Il lunedì mattina, dopo 36 ore di guerra, le strade che portavano al Golan brulicavano di soldati e attrezzature a bordo di autocarri militari e civili. Avvicinandosi alle alture, venivano a trovarsi sotto il fuoco dell'artiglieria siriana che aveva conquistato Monte Hermon nelle prime ore di guerra. Una volta completata la mobilitazione dell'esercito israeliano, le sorti della guerra cominciarono a cambiare. Le perdite erano state pesanti, 250 uomini sul Golan durante i primi due giorni. Era un prezzo troppo pesante per un piccolo esercito. Obiettivo prioritario divenne quello di limitare le perdite. Gli israeliani si affidarono maggiormente all'artiglieria per tenere a bada i siriani.
I soldati di leva dell'esercito israeliano sembravano ottimisti. Penso che ci avviamo a vincere la guerra. Li abbiamo inchiodati e per il fine settimana dovremmo tornare a casa. Non sarebbe stato così facile. La resistenza siriana, a dispetto delle pesanti perdite, fu accanita anche durante la ritirata. Le unità israeliane, avanzando sul Golan, contarono 500 carri armati seminati tra le rovine. A nord di Quneitra, le colonne siriane erano state bloccate dai campi minati e la settima divisione corazzata israeliana non aveva sprecato questo vantaggio. La zona fu in seguito ribattezzata Valle delle Lacrime. Abbandonati tra i relitti, i lanciamissili sovietici Sagger in grado di sparare 6 ordigni. La fanteria meccanizzata israeliana si occupava delle sacche di resistenza create dalla rapida avanzata dei mezzi corazzati e il mercoledì 10 il capo di stato maggiore generale Lazar poteva fare il punto della situazione. Sono lieto di dirvi che siamo riusciti a respingere quasi tutte le forze siriane sulla linea del cessate il fuoco. Ma la controoffensiva era destinata a proseguire. Continueremo i contrattacchi domani fino alla distruzione completa degli aggressori. Gli israeliani non potevano tornare sul fronte del Sinai prima di aver annientato la minaccia siriana, per cui attaccarono nuovamente nel settore settentrionale utilizzando il monte Hermon a protezione del fianco sinistro. L'11 ottobre varcarono la linea del cessate il fuoco, penetrando in Siria e prendendo la strada più breve verso Damasco. 2 giorni dopo erano 15 miglia al di là della linea del cessate il fuoco e ad appena 25 miglia da Damasco. Le riserve siriane organizzarono una accanita resistenza che rallentò notevolmente l'avanzata israeliana. Con la capitale minacciata dall'artiglieria israeliana, il presidente Assad, per allentare la pressione su Damasco, chiese un'offensiva egiziana nel Sinai. I MiG siriani partecipavano alla disperata difesa attaccando le colonne sul fianco sinistro dello schieramento nemico. Ma si trattava di sporadiche incursioni, in quanto ancora una volta la supremazia aerea di Israele era indiscussa. I MiG erano inferiori in combattimento e, avendo ormai praticamente distrutto il sistema missilistico siriano, l'aviazione israeliana colpiva obiettivi in tutta la Siria, rendendo difficoltosi i rifornimenti militari sovietici. Anche i rifornimenti via mare furono interrotti. La marina siriana fu spazzata via nella prima battaglia navale e l'Unione Sovietica si vide costretta a spostare la sua flotta per tenere aperti i porti siriani. Gli americani reagirono rinforzando la sesta flotta allo scopo di scoraggiare un ulteriore coinvolgimento sovietico nel conflitto. Anche il mondo arabo corse in aiuto della Siria. Le forze giordane sono entrate in Siria e sono state massicciamente impegnate in azione per tutta la giornata di ieri. 4.000 uomini della 40ª Brigata Giordana combatterono accanto ad una divisione corazzata irachena attaccando il fianco meridionale, ma il coordinamento si rivelò difficile ed entrambi i contingenti subirono pesanti perdite. Queste furono le ultime grosse battaglie tra mezzi corazzati sul fronte del Golan. L'avanzata israeliana verso Damasco proseguì fino a incontrare il grosso della resistenza intorno a Sessa. Con la capitale siriana a portata dell'artiglieria, gli israeliani si accontentarono di conservare le posizioni spostando parte delle forze sul fronte del Sinai. Nel Sinai, il 13 ottobre, gli egiziani avevano 3 teste di ponte che si estendevano per quasi tutta la lunghezza del canale, ma profonde appena 10 miglia. Tuttavia, si sentivano sicuri.
Avevano conseguito la maggior parte degli obiettivi e, protetti da uno scudo di missili anticarro e antiaerei e circondati dai segni evidenti dei danni inflitti al nemico, non dovevano far altro che aspettare, secondo i piani, il cessate il fuoco. Ma Sadat aveva cambiato idea. Su ordine del presidente, le due divisioni corazzate che rappresentavano il grosso della riserva sulla sponda occidentale cominciarono ad attraversare il canale per esaudire il desiderio di Assad. A guerra finita, il generale Shazli dichiarò di essersi opposto per 2 giorni a questa iniziativa nel timore di scoprire la sponda occidentale e di aver ubbidito soltanto a un esplicito ordine di Sadat. Le due divisioni dovevano effettuare una manovra a tenaglia per conquistare Bir Gifgafa e costringere gli israeliani a concentrarsi sul fronte meridionale. Gli israeliani erano pronti. Era proprio quello che avevano sperato. I carri armati e la fanteria, equipaggiata con i modernissimi missili americani Tau, aspettavano il nemico al varco. Più gli egiziani si allontanavano dallo scudo antiaereo, più si esponevano alle incursioni dell'aviazione israeliana. Alle 6 del mattino del 14 ottobre ebbe inizio la più grande battaglia di carri armati dopo quella di Kursk nella Seconda Guerra Mondiale, con la partecipazione di 2.000 carri su un fronte di 100 miglia. Gli egiziani persero 264 carri, gli israeliani appena 10. Due le ragioni della sconfitta egiziana: la superiorità tattica degli israeliani e la maggiore adattabilità dei loro mezzi al terreno desertico. Il carro israeliano Centurion, affacciandosi su una duna, poteva abbassare il cannone di 10 gradi, offrendo un bersaglio ridottissimo al fuoco nemico. Il T-55 sovietico impiegato dagli egiziani poteva abbassare il cannone di soli 4 gradi, offrendo un bersaglio molto più grande. Ma a trovarsi in difficoltà non furono solo le unità corazzate. I paracadutisti lanciati dietro le linee furono circondati dagli israeliani. Malgrado la clamorosa sconfitta, il 16 ottobre la folla tributò al presidente Sadat, diretto all'Assemblea Nazionale, un trionfo che ricordava quelli dell'antica Roma. Entrando nell'assemblea, Sadat e il generale Ismail furono accolti con enorme entusiasmo per aver regalato al popolo egiziano una straordinaria vittoria che ricuciva le ferite inferte all'orgoglio nazionale. Nel suo discorso, Sadat definì l'attraversamento del canale un miracolo sotto il profilo militare e proseguì affermando che la nazione poteva sentirsi al sicuro in quanto disponeva di una spada e uno scudo. Ma mentre parlava, una colonna di carri armati israeliani stava demolendo lo scudo egiziano non nel Sinai, ma in Africa. Gli israeliani avevano attraversato il canale e in assenza delle riserve egiziane stavano penetrando in profondità dietro le linee nemiche. Individuato il punto debole dove si incontravano a nord dei laghi Amari la seconda e la terza armata egiziane, gli israeliani il giorno 15 avevano scatenato una controoffensiva sotto il comando del generale Sharon per aprirsi un passaggio attraverso la testa di ponte, attraversare il canale e distruggere le rampe missilistiche. Lo scontro più cruento aveva avuto luogo sulla sponda orientale, nei pressi della cosiddetta fattoria cinese, dove paracadutisti, unità corazzate e di artiglieria avevano combattuto per 2 giorni per impedire agli egiziani di colmare il vuoto apertosi alle spalle della task force. Attraversato il canale non avevano incontrato resistenza, in quanto i carri armati egiziani si trovavano sull'altra sponda. Avanzarono rapidamente attaccando le batterie di missili e proteggendo col fuoco dei mezzi corazzati i paracadutisti che distruggevano i bunker. Shazli era ad una svolta. Si batté per spostare sulla sponda occidentale le truppe corazzate, ma Sadat liquidò l'azione israeliana con l'appellativo di messa in scena televisiva e in segreto sollevò Shazli dal comando.
Furono le forniture militari americane a Israele a convincere finalmente Sadat della gravità della situazione. I danni erano stati pesantissimi per entrambi, ma Sadat aveva previsto la fine delle ostilità molto prima che si esaurissero le forniture sovietiche. Ora si vedeva costretto a chiedere all'Unione Sovietica di cercare di ottenere un cessate il fuoco. Moshe Dayan si era opposto fin dall'inizio all'attraversamento del canale, ma si era rifiutato di prendere una decisione. Comunicò al generale Lazar che la decisione era di tipo militare, che spettava a lui prenderla. Tuttavia, quando si incontrarono nel Sinai il 19 ottobre, sapevano di avere tutte le carte in mano. Come si sta comportando la task force sull'altro versante del canale? Beh, questa, come dite voi, è una domanda da $1 milioni. E gli armamenti militari sono già entrati in azione? Per il bene delle nostre relazioni è meglio che risponda sì oppure no. Stiamo gettando le basi per lanciare una grande offensiva. Grazie ai due ponti gettati sul canale, la presenza israeliana sulla sponda occidentale si andava consolidando e la morsa si chiudeva su città e villaggi compresi in un'area di 1200 km quadrati. Cadevano in mano israeliana altre rampe missilistiche, indebolendo così l'ombrello antiaereo e consentendo agli aerei israeliani di minacciare le posizioni della seconda armata più a nord. Sia pure con qualche ritardo, cresceva la resistenza egiziana a terra e nei cieli. Quest'attacco aereo del 22 ottobre ebbe termine pochi minuti prima dell'annuncio del cessate il fuoco. L'evidente sollievo di questi soldati non era condiviso da tutti gli israeliani. No, I don't agree because the Egyptians Non sono d'accordo perché gli egiziani, per il solo fatto di essere riusciti ad attraversare il canale con qualche centinaio di uomini e mezzi, pensano di aver vinto questa guerra. Ciò non fa che incoraggiare gli arabi, con la conseguenza che tra un anno o due ci sarà un'altra guerra e altri morti. Ma il cessate il fuoco durò appena qualche ora. Gli israeliani ripresero ad avanzare fino ai sobborghi di Porto Suez e il 24 si trovavano al chilometro 101 della strada Suez-Cairo, ad appena 60 miglia dalla capitale egiziana. La battaglia del cessate il fuoco trasformò la situazione. L'avanzata israeliana aveva intrappolato la terza armata egiziana nel Sinai, tagliando tutte le linee di rifornimento. A sud gli israeliani erano ormai in una posizione di forza. A nord, la brigata scelta Golani sostenne un aspro scontro perdendo 70 uomini per la riconquista di Monte Hermon. 8 ore prima del cessate il fuoco del 22 ottobre, la loro bandiera sventolava accanto a quella di Israele. Ma la bandiera israeliana sventolava anche in Africa. Quando entrò in vigore il secondo cessate il fuoco, i due eserciti si guardavano con circospezione dalle due sponde del canale a posizioni invertite. Unità delle Nazioni Unite erano giunte a garantire il rispetto della tregua e il passaggio dei rifornimenti nei punti di controllo israeliani. Fu uno straordinario colpo di scena. L'iniziale trionfo egiziano era stato completamente ribaltato. La sopravvivenza di un'intera armata dipendeva dalla buona volontà israeliana. Entrambe le parti belligeranti avevano dovuto cedere territori al nemico, ma con lo scudo missilistico ormai distrutto e 20.000 egiziani prigionieri nel deserto, gli israeliani erano in posizione di vantaggio. Per la prima volta una delegazione egiziana arrivò al chilometro 101 della strada per il Cairo per trattare direttamente con rappresentanti di un paese la cui esistenza non veniva nemmeno riconosciuta. Nessuno dei partecipanti avrebbe creduto in una prosecuzione del dialogo o nel fatto che di lì a pochi anni il presidente Sadat avrebbe parlato dinanzi al Parlamento israeliano nel cuore di un paese che aveva fatto di tutto per annientare.